Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima serie su What Remains of Edith Finch. Prima di dire qualsiasi cosa, ragazzi, vi ricordo che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie prosegua, per cui ragazzi, se ci tenete a vedere il prossimo episodio, vediamo di raggiungere almeno per questo primo episodio i 100 like. Mi raccomando ragazzi, conto su di voi, perché se no la serie appunto non continuerà. Mi sa che mi conviene un attimino mettere proprio nel menu di pausa, perché sembra che il gioco stia andando un pochettino per i fattacci suoi. Allora, prima di tutto ragazzi, perché questo gioco? Questo gioco effettivamente mi era rimasto comunque in testa, perlomeno il titolo di questo gioco mi era rimasto in testa già da un bel po' di tempo, perché appunto ragazzi, un po' di tempo fa mi era stato consigliato da diversi di voi, anche direi abbastanza di voi ragazzi. Mi avevano appunto detto: Giocherina, fai una serie su quel gioco perché secondo me appunto ti piacerà tantissimo. Per cui, siccome volevo un attimino discostarmi dal genere horror, ragazzi, perché appunto ultimamente ho portato soltanto quello, e siccome ho visto che lo danno appunto gratuitamente, ragazzi, col Game Pass, abbonamento per il quale io ringrazio come sempre Christian, perché è grazie a lui, ecco, se io ora come ora sto disponendo del Game Pass, per cui grazie come sempre Cree. L'ho visto lì, lo davano col Game Pass, me so detta, voglio un attimo discostarmi dall'horror, tanto vale portarlo, anche perché, vi ripeto, ricordavo che mi era stato consigliato anche con abbastanza insistenza direi appunto da diversi di voi ragazzi. Una cosa ragazzi, credo di aver visto insomma che questo gioco non dura tanto, dura credo al massimo un paio di ore, per cui siccome non voglio ovviamente che la serie finisca tipo in due o tre episodi, ragazzi, farò durare questi video un bel po' meno rispetto alla media insomma che sto avendo ultimamente qua ragazzi, riguardo sempre la durata dei video, per cui voglio un attimino che duri un pochettino di più, per cui non vi stupite se magari vedete ragazzi che i video durano al massimo una ventina di minuti, ma è soltanto per far sì che comunque la serie possa durare un po' di più. Per cui, eccoci qua, io direi di guardare un attimino i comandi ragazzi, visto che ci siamo. Ah ok, pensavo ci facessero proprio vedere come funzionavano i comandi, vabbè come non detto ragazzi. Allora, eccoci qua, non dovrà essere troppo complicato. Me lo credo. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just gonna start at the beginning with the house. Ok, inizierò dal principio. Mi pare pure ovvio che comunque inizi dal principio. Iniziare dalla fine, raga, sarebbe una cosa abbastanza strana. Tra l'altro, ragazzi, all'epoca io iniziai anche questa serie, ma fui costretta ad abbandonarla perché il gioco, se non sbaglio, mi era risultato solo ed unicamente in inglese. Per cui fortunatamente adesso vediamo che comunque il gioco è in italiano. Tra l'altro, raga, possiamo godercelo alla massima grafica grazie comunque al PC nuovo. Per cui meglio è così. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Ah, quindi ha vissuto in quella casa, ragazzi, fino all'età di 11 anni, ma a quanto ci dice non aveva accesso tipo alla metà delle stanze in essa presenti. Ok, per interagire ragazzi basta il tasto sinistro del mouse, il mouse. Marked urgent, open immediately. Oh. Beh. Quindi è da un po', ragazzi. My brother Lewis's funeral. Dal funerale di mio fratello. Andiamo bene, ragazzi. Ah, ok, semplicemente così. Ok, non credo ci sarà la possibilità di correre. My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Quindi la madre a quanto pare, ragazzi, anche la non c'è più, diciamo così, perché parla di testamento e quindi le ha lasciato questa chiave, ma lei non sa cosa serva. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Ok, quindi è per questo che lei è tornata fin qui. The Finches, quindi ragazzi, appunto, il titolo del gioco è What Remains of Edith Finch, quindi si tratta proprio della, non lo so, dei Finch, ragazzi. Ovviamente in inglese lo mettono al plurale.
No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Quindi non viene qui, regà, da un bel po' di tempo. Non viene nessuno, ovviamente. Ma che bello. Ovviamente. Corre via. Sentendo presenza umana, vorrei pure vedere, anzi, ha fatto anche fin troppo bene. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Ok, quindi aveva comunque ereditato la casa. Ok, aveva ereditato la casa, ma a quanto pare le sono rimasti dei dubbi riguardo la sua famiglia, forse segreti, forse cose che non conosceva. Non lo so. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Mazza che casa, ragazzi, è bella grande, eh? Penso sia più ragazzi esplorare che altro, che magari trovare robe, comunque godersi magari il panorama. Vediamo un po', che da qua probabilmente si sale, ragazze. Bella grande la casa, eh? As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Mi faceva sentire a disagio, chissà perché. Ragazzi, io spero che voi riusciate a leggere bene, insomma, i sottotitoli. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Ah, quindi la ragazzina ha 17 anni, ha ereditato la casa, la madre a quanto pare è morta, anche il fratello è morto perché ha parlato di funerale, e ha 17 anni e quindi ci racconta che quando era piccola, ragazzi, la casa le faceva paura. La domanda sorge spontanea: perché? Perché le faceva paura? Comunque sono belli tutti i dettagli, ragazzi, eh? Oh, un scacciasogni. Almeno credo che così si chiami. No, forse ho detto una stronzata. Comunque serve di regola, si dice, a tenere lontani gli spiriti maligni, così, così di... I heard something moving around in the garage. Oh. Ok. C'era un rumore, ragazzi, l'abbiamo sentito tutti, ma magari sarà un animale. Se comunque questa casa è disabitata da diversi anni, ragazzi, magari si sarà intrufolato qualche animale all'interno del garage. Probabilmente. Io non ho idea di come... Se il gioco autosalverà la partita, io mi auguro sinceramente di sì. Ok. I hope the key might unlock the front door. It didn't. Ok, quindi la chiave non serve per la porta principale. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Minchia, se mi dici le cose così comincio già ad inquietarmi, tesoro mio, eh. Non mi fa venire paura. Magari si possiamo entrare dalla porta sul retro, ragazzi. Proviamo. Non credo abbiamo molta scelta comunque. La porta d'ingresso è principale, perlomeno è chiusa, e la chiave che abbiamo non serve, quindi proviamo da qui. Ah, ok. Perché siamo così piccoli da poterci intrufolare da qua. Door used to be a lot easier when I was 11. Beh. Ah, ok, esce proprio la scritta salvataggio, perfetto, più chiaro di così si muore. Ok, siamo entrati quindi nel garage. The power had been turned off the night we left. Ok, quindi probabilmente, ragazzi, ci toccherà scoprire varie cose stando all'interno della casa. Quindi ha detto: la corrente è stata staccata la notte che ce ne andammo. Però è incredibile, ragazzi, come si è curato nei dettagli questo gioco. Cioè, guardate tutti i dettagli, ragazzi. Per esempio, cioè, i prodotti di pulizia, i barattoli di vernice, i libri, cioè, gli attrezzi. È fatto benissimo. Caspita. Comunque prima avevamo sentito un rumore e ancora mi sto chiedendo cosa diavolo fosse, eh? Va bene. For the first time in years. Sì. I felt like I was home. Oh.
Chissà, ragazzi, che impressione deve fare magari, cioè essere cresciuti in una casa, poi lasciarla e magari tornarci dopo tanti anni. Deve essere un insomma, but instead of a family, there were just memories of one. Deve dare una sensazione stranissima. Caspita. Sembrerebbe essere stato lasciato tutto così come stava. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon, except our cat, Molly. Qualcuno lavorava da qualche parte e a quanto pare lavorava col salmone. E si erano tutti stufati di mangiarne perché evidentemente ne riportava talmente tanto che soltanto al gatto piaceva. Only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Ok, era l'unico ristorante che consegnava a casa loro. Comunque, raga, io continuo a ripetere. Guardate la cura dei dettagli, è incredibile. In loving memory, Lewis Finch. Quindi adorato, amato fratello di Edith, figlio di Donna e nipote di Eddie. Quindi il funerale, forse era appunto il fratello. Forse era il fratello. Probabilmente appunto Edith Finch è la ragazza che stiamo impersonando noi adesso. Ah, ecco ragazzi, guardate la foto. C'è Edith da piccola, Don che è la madre, la nonna Eddie e il fratello Lewis, che però a quanto pare, poverino ragazzi, è mancato. Acci picchia. È incredibile. Continuo a dire. Mi sento già... The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ok, a quanto pare sono andati via una notte. Bisognerebbe capire perché, tra l'altro, sono andati via e hanno lasciato esattamente tutto, regà, così. Tra l'altro qualcuno... Ah, Eddie. La nonna non stava bene, ragazzi, eh. C'era bombola di ossigeno qua. Pensate un po'. My mom was the only one of us who could imagine great grandma Edie living in a nursing home. Belle pure le luci, ragazzi, eh. Fatto stra bene. Insomma, sono piacevolmente colpita da quello che sto vedendo. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Nel senso che arriva addirittura a disturbarti. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. La casa originale che affondò. Ma guardate che figata, raga, pure l'effetto delle parole, delle lettere, cioè inserite magari all'interno dello scenario. Cioè, bellissima sta cosa. Quindi vivevano con la nonna, con la madre. Mi chiedo, il padre. Questa? Barbara. Chi è Barbara? Great Grandpa Sven built a music box for Barbara. Along with the rest of the house. Ah, questa casa quindi è stata costruita da suo bisnonno addirittura, quindi sarebbe a dire il padre di sua nonna. Sono belle regale musiche dei Carrion. Sono bellissime. Ok, però qua ci sono tre ragazzini. Forse appunto sarebbe il caso pure di fare caso a quello che ci circonda, ragazzi. Tra l'altro io già mi sono mezza persa. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. E cos'è successo quell'ultima notte? My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Milton Finch missing. Era scomparso un altro dei fratelli di Edith. Ecco perché dicevo c'erano tre figli in quella foto. C'era il fratello Lewis che è mancato, il fratello Milton che era scomparso. What the fuck. Qua non possiamo ancora interagire, ragazzi. A parte che questa porta è stata
proprio sigillata. Da notare, eh? Sta proprio sigillata, chissà perché. Casa sembra viva, ragazzi, a modo suo. È incredibile sta cosa. Veramente. Ammazza quante scatolette! Oh! Scatolette di salmone, ecco perché diceva che ne avevano la nausea, ragazzi. Suppongo di dover andare di sopra. O qua, si può aprire anche qua, è vero. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ah, ok, non era per... Ah, qua si va nello scantinato. Andiamo di sopra. Quindi non After è manco Milton per lo scantinato. Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Spioncini. Ecco perché era sigillata pure quell'altra porta. Dopo che è scomparso il figlio Milton, sua madre Dawn ha sigillato le camere da letto. Ma perché? E questo? Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara Finch. Perché? Che erano film? Cos'era? Oddio. Qua si può anche salire. Edie's father Odin built the original house. Ah, ecco. Quindi il bisnonno, esatto, il bisnonno. Quindi il padre di sua nonna Edie. Incredibile, ragazzi, tutto ciò. Davvero incredibile. Questa è la camera di Barbara. Ma quante persone vivevano qua dentro? Accidenti. Qua ci sono altre camere. Wow. Questa. Molly. Ma quante persone vivevano qui? I spent a lot of time playing in great uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Ma perché avrebbe dovuto sigillare le camere da letto? Comunque è bellissima questa stanza. Wow. Che figata. Immaginatevi, ragazzi, avere una stanza dipinta così. Che spettacolo. Cazzo, a parte che questo azzurro è meraviglioso, ragazzi. Cosa abbiamo qua? Told me there were secret passages, but I never believed him. Passaggi segreti. Forse serve qua la chiave? È per qua. 20.000 leghe sotto i mari. Turns out my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Oh mio Dio. Ragazzi, abbiamo appena scoperto appunto una sorta di passaggio segreto. Attenzione. Oh mio Dio. Sono abbastanza preoccupata. Perché ha detto forse è arrivato il momento di scoprire di cosa aveva paura mia madre. E qui? From the paintings on the wall it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Ok, il fratello Milton, ragazzi, il ragazzino che era scomparso. Oddio. But I had no idea what was behind that door. Mi devo preoccupare? Oh, questa è una delle camere da letto. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Ok, mi ha appena salvato la partita, ragazzi, e per cui direi che siamo appunto sui 20 minuti. Sinceramente, allora, non so davvero cosa aspettarmi da questo gioco, ragazzi. Sono alquanto sorpresa, dubbiosa e molto molto curiosa e incuriosita da tutto ciò, perché sembra, insomma, siano successe diverse cose prima appunto di questa cosiddetta fatidica notte in cui a quanto pare hanno abbandonato la casa per chissà che motivo. Insomma, sono stati capaci, ragazzi, in soli 20 minuti di gioco, anzi anche meno, di catturare già la mia attenzione. Io direi, raga, che possiamo fermarci qua. Mi ha appena salvato la partita. Io aspetto comunque i vostri pareri riguardo l'idea, ragazzi, di far durare così poco i video per permettere alla serie di durare un pochettino di più. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, se vi sta bene, se non vi sta bene. Vi ricordo, ragazzi, di raggiungere il numero di like richiesto affinché la serie possa continuare, perché fin quando non si raggiunge il numero di like richiesto, raga, la serie non continua. Per cui se siete
curiosi tanto quanto me di vedere cosa ci aspetta, mi raccomando ragazzi, vediamo di raggiungere almeno per questo primo episodio i 100 like. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!